Il villabiaggio di mister Cocciari allontana i fantasmi e porta a casa un punto importante dopo le 4 sconfitte consecutive. Ad ogni modo, lo 0-0 finale accontenta di più il tutto cuoio, arrivato al Vestrelli a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Una prestazione, quella dei rossoblù, da tenere in considerazione, soprattutto per l'intensità e le occasioni del secondo tempo, per bomber Brunori e compagni è mancato solo il gol. Padroni di casa che scendono in campo in completo azzurro e con il classico 4-3-1-2 con Vitali a porta, in difesa da sinistra a destra, Fracassini, Polidori, Cenerini e Pettinelli, a centrocampo Curti, Ubaldi e Gramaccia e Rinaldi dietro le due punte Cardarelli e Brunori. Tutto cuoio con casacca nero-verde, i ragazzi di Mezzanotti scendono in campo con un prudente 4-5-1, con Mascagni a porta, Bartolucci, Gregori, Anichini, Ciabatti in difesa, a centrocampo Gialdini, regista arretrato e Buongiorno, contrapassi, Forgioni e Mancoso, i compagni di reparto, e Masini unica punta. Nota da segnalare, la panchina di mister Mezzanotti è molto corta, solo 6 ragazzi a disposizione. La cronaca. Nei primi minuti della gara le due compagini preferiscono studiarsi. Per segnalare la prima azione sul taccuino dobbiamo difatti attendere il 19esimo, quando il tutto cuoio arriva pericolosamente dalle parti di Vitali. Buongiorno dalla sinistra la mette in mezzo e Mancosi sfila dietro la retroguardia rossoblu e la colpisce così. Brivido per l'estremo difensore rossoblu, ma la sfera si spegne fuori. La risposta del Villabiaggio non si fa attendere. Al 21esimo Rinaldi si inventa un passaggio filtrante per Brunori, che da buona posizione conclude però male. Al minuto 34 Pettinelli la mette in mezzo e Rinaldi di testa prova a sorprendere Mascagni, che non blocca, ma la retroguardia nero-verde e allontana senza affanno. Si conclude così il primo tempo. Con le riprese ed il montaggio di Roberto Ragni passiamo al secondo tempo. Nella ripresa è il Villabiaggio che parte subito forte, sfiorando più volte il gol del vantaggio. Al secondo Gramaccia lancia a rete Rinaldi, che conclude di potenza, Mascagni però risponde presente. Al minuto 16 Brunori aggancia la sfera e dal limite dell'area di rigore lascia partire una bordata, ma l'estremo nero-verde è sempre attento. Al 28esimo è ancora Villabiaggio. Brunori allarga per Pettinelli, che vola lungo la fascia destra e la mette in mezzo. Sulla sfera c'è Gramaccia, che di testa non inquadra però lo specchio della porta. Al 33esimo, occasione per il rossoblù. Gramaccia trova uno spiraglio tra le maglie nero-verdi e Curti pronto a concludere a rete, ma la conclusione è troppo centrale e facile preda per Mascagni. Al 35esimo, pericolosa azione del tutto cuoio, con Blanco che di prepotenza entra in area di rigore e la mette in mezzo, ma Vitali attento e anticipa tutti con una presa sicura. Al 37esimo, Cocciari inserisce Francioni al posto di un esausto Cardarelli per provare a dare un nuovo spunto offensivo. Al minuto 45 è lo stesso Francioni che mette in mezzo un cross arretrato per il neoentrato Trequattrini, che conclude a rete, ma Mascagni si supera e devia in calcio d'angolo. Non bastano i minuti di recupero per il Villabiaggio, al Vestrelli finisce 0-0. Un punto che muove la classifica dopo le 4 sconfitte consecutive, forse un po' di rammarico perché nel secondo tempo i suoi hanno creato veramente tante occasioni. Sì, c'è il rammarico, abbiamo creato qualcosa di importante, non ci siamo riusciti, però... Venivamo da un periodo molto particolare, i risultati non venivano. Oggi è venuto un risultato parziale che però magari ferma questa emorragia che cominciava a diventare fastidiosa, pesante, soprattutto dopo tutto quello che eravamo riusciti a fare. Quindi è evidente che quando si incanalano le questioni come la nostra, che perde delle partite in maniera consecutiva, poi riuscire a ricollegare determinate situazioni non è semplice. Oggi prendiamo questo punto, abbiamo fatto delle cose discrete, è evidente che non abbiamo la brillantezza e ci manca anche un pochino di determinazione per andare a cercare cose diverse da quelle che abbiamo ottenuto, però ripeto, era importante fermare questa emorragia. Non siamo parzialmente contenti, però alla fine ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Punto d'oro, una partita sofferta, ma un più uno che vi porta a più tre della zona play-out. Beh, una partita sofferta, sapevamo, noi dobbiamo fare questo tipo di partite dove dobbiamo scendere a soffrire, scendere a combattere, dove proviamo anche a proporre, perché il primo tempo abbiamo proposto, presente la prima mezz'ora, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo lì davanti, però era una partita per noi difficile, importantissimo era fare il risultato. Anche perché insomma un punto in più ci serve, anche se ancora è lunga. Nel secondo tempo diciamo avete sofferto qualcosa di troppo, tante azioni del Villabiaggio, vi siete accorciati troppo dietro, oppure è mancato forse un motore propulsivo davanti che vi poteva aiutare a tenere più il pallone sul reparto offensivo?
No, è che due partite della prossima settimana noi un po' le soffriamo, perché siamo una rosa non molto ampia, quindi un po' le soffriamo. Praticamente io ho riproposto la stessa formazione di domenica, tranne uno, che poi è entrato al secondo tempo. In più c'era il vento. E poi stiamo giocando contro il Villa Biagio, non è che non giochiamo contro nessuno, ma contro una squadra che ha tanti punti e sono tutti meritati. Quindi se c'è da soffrire, sono contento che abbiamo sofferto, però sofferto nel modo giusto, senza poi avere particolari rischi, tranne in una occasione dove sopra il nostro portiere.